Allora, cari amici, vi voglio far vedere come io taglio questi angoli particolari. Allora, questo qui non è un angolo noto e quindi ce lo andiamo a misurare. Ecco qui, prendiamo la nostra falsa squadra, misuriamo, poi prendo il mio goniometro e vado a misurare. Bene, questo qui è un angolo di 73 diviso 2, perché deve venire tagliato a metà, i listelli sono 2, 36 gradi e mezzo. Bene, considerando che la mia troncatrice ha il punto di 0 che coincide con 90 gradi, meno 90 sarà un angolo di 53 gradi e mezzo, e quindi che non raggiungibile con le angolazioni della troncatrice. Quindi cosa andiamo a fare? Vado a impostare 53 gradi e mezzo, più o meno, eccolo lì, quasi su 54. Ok, e reimposto la mia falsa squadra. Adesso vi faccio vedere come eseguire questo taglio di 53 gradi e mezzo alla troncatrice. Come potete vedere, la troncatrice ha gli angoli noti: 0, 10, 15, 22, 30, 30, 45. Bene, noi dobbiamo arrivare a 53 gradi e mezzo, quindi non è raggiungibile. Cosa devo fare? Devo modificare, vado a variare la riga di battuta. Anziché usare questa come battuta, metto un pezzo di multistrato, l'importante è che abbia un angolo preciso di 90 gradi, che sarebbe questo, si mette sulla battuta e io vado a creare quindi i miei 53 gradi tra questo e la lama. Vi faccio vedere. Ecco, questa è l'operazione che io andrò a fare. Ecco qui, se andiamo a contare, 31, 32, 33, 34, 35, più o meno 36 e mezzo ci siamo. Ecco, questa sarebbe la posizione corretta della lama. Ecco, facciamo la prova. Ecco, vediamo che la squadra tocca su tutti e due i lati, ok? Tocca su tutta la lama. Adesso cosa fare? Bisogna fissare questo con qualche morsetto alla troncatrice e poi tagliare il nostro pezzo in questa posizione. Ecco, io adesso mi sposterò un po' più così, taglierò anche un po' di pezzo di multistrato, tanto è di scarto, e taglierò qui i miei due pezzi per raggiungere l'angolazione voluta. Ho posizionato il morsetto in modo tale che questo sia ben fissato e facciamo prima una prova su un pezzo di scarto. Facciamo prima una prova su un pezzo di scarto. Prendo un pezzo che mi faccia pressione su questo in modo tale da tenere le mani lontano dalla lama e vado a tagliare. Il nostro taglio, proviamo con la falsa squadra ed è perfetto. Ora andiamo a controllare che si trovi sul nostro manufatto. Ecco qui i nostri listelli di prova tagliati. Ecco qui il nostro grado
che non riuscivamo a raggiungere con gli angoli noti della troncatrice. Adesso passiamo a fare i tagli su pezzi reali. Siamo pronti per tagliare il nostro listello finale. Ecco, teniamo sempre un pezzo che faccia pressione in modo tale da stare lontano dalla lama ed effettuiamo il taglio. Il nostro taglio è venuto perfetto, senza scheggia su nessun lato. Questo è dovuto anche alla qualità della lama della troncatrice, che in questo caso è una 96 denti per tagli traverso vena. Andiamo adesso a vedere il risultato finale. Per aiutarmi a tenere in bolla il listello, ecco, ho usato questo comodo cavalletto che mi costruì tempo fa e sono veramente utili nel laboratorio, ne faccio tantissimo uso. Procediamo all'ultimo taglio. Perfetto, il nostro taglio è finito, andiamo a vedere il risultato finale. Ecco qui il risultato finale, perfetto. Abbiamo eseguito i nostri tagli ad angolazione non nota. I listelli per fermare il policarbonato vengono fissati tramite viti per eventuali modifiche o manutenzioni. Ecco il risultato finale, dopo che è stato montato.